Ed eccoci insieme a Lorenzo Burzicotti per un altro spazio di Amaranto World. Lorenzo, che è poi un centrale difensore dell'Arezzo, per chi non lo sapesse, ma poi si vede che è un difensore per via della struttura fisica, perché dov'è che si gioca con questo ruolo? Trequartista o esterno alto? No. No, assolutamente. Chiaramente no, le mie caratteristiche fisiche portano appunto a fare quello che faccio il difensore centrale. Ma Lorenzo, a parte essere un calciatore dell'Arezzo quest'anno, in realtà lo è stato anche in passato, per chi non conosce la sua storia, e sono tanti legittimamente, lui è stato in coppia con Andrea Ranocchia, se non ricordo male, nella primavera dell'Arezzo. Sì, sì, nel secondo anno, era 2004-2005, 2006, e appunto ho fatto il secondo anno di primavera, eravamo coppia centrale io e Andrea. E devo dire che quanto a qualità tecniche, diciamo fisico-tecniche in campo, non è lontano da quel tipo di calciatore che era Ranocchia, Andrea, ho detto che era perché ultimamente giochi poco, però quando gioca vedi che magari segna, gioca da centravanti, ora ne inventano di tutte lì all'Inter. Comunque, a parte Ranocchia, certo Burzicotti ha delle grandi caratteristiche e le sta dimostrando tutte le volte che viene chiamato in causa da Dal Canto. Tanto che mi stupisco che tu sia in Serie C. Io ti ringrazio per quello che hai detto. È chiaro che diciamo il percorso mi ha portato magari ad avere dei infortuni, quelli magari mi hanno un po' frenato. Però se è 10 anni che comunque sia navigo su queste categorie, dei motivi sicuramente ci sono. È chiaro che io cerco sempre di dare il mio meglio, di lavorare al meglio per star bene, per dimostrare al mister che voglio dare una grossa mano alla squadra. Qui ad Arezzo, tra l'altro, hai avuto un problema, un infortunio che ti ha in qualche modo anche precluso certe posizioni in campo, perché naturalmente tu eri arrivato qui come prima scelta dei centrali difensivi, hai fatto un tempo a mettere una firma in un contratto e poi ti sei fortunato a un piede e questo ti ha impedito di rientrare praticamente fino a dicembre. Sì, sì, no, è assolutamente vero. Nel frattempo però è arrivata altra gente che è diventata titolare, abbiamo scoperto un Pinto che nessuno si aspettava a questi livelli, che invece si sta dimostrando, essendo giovanissimo, un grande difensore. Sì, sì, allora sicuramente appunto all'inizio c'era questa, diciamo, questa prospettiva dove ero arrivato appunto per giocare da titolare. Però io devo dire la verità, ho seguito chiaramente sempre la squadra, le partite, ma anche gli allenamenti fin dall'inizio. Carlo, appena arrivato, lo conoscevo già, sapevo appunto le qualità di Carlo. E mentre Gigi sta facendo un campionato eccezionale, sta facendo benissimo. Però ci tengo anche a dire anche Borghini, anche Diego, ogni volta che è entrato ha fatto veramente delle ottime prestazioni. Anche lui dispiace vedere, cioè non ha occasioni in questo momento per esprimersi, ma è un giocatore che ha dimostrato di avere notevoli doti anche ad Arezzo. Sì, 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 infatti ripeto, cioè, secondo me dietro siamo assortiti bene, cioè, la mister può vantare veramente su 4 difensori bravi, però anche penso ai risultati. Anche su 8. Sì, 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 infatti parlavo dei centrali, chiaramente assolutamente parlo dei centrali. È chiaro che appunto i risultati parlano, perché comunque la squadra è sempre stata nella parte alta della classifica, e questo anche perché la difesa ha sempre lavorato veramente bene. Sì, tra l'altro la nostra difesa è sempre tra le migliori, diciamo, e quindi questo è un segnale importante. Tra l'altro, per arrivare in alto in classifica, la storia del calcio ci insegna, bisogna prenderne pochi di gol, non fare come la Carrarese. No, sicuramente la Carrarese è un attacco che chiaramente ha fatto tantissimi gol, però ultimamente un po' meno. Sì, sì, è vero, però allo stesso tempo ne hanno subiti anche tanti. È chiaro che c'è un grande detto che dice gli attacchi vendono gli abbonamenti, ma le difese vincono i campionati. È vero che appunto prima non prenderle, esatto. Sì, sì, se non si prendono sicuramente non si perde, e chiaramente poi bisogna farli per andare a vincere e arrivare a ritrovarsi lassù.
Infatti l'Arezzo è anche una delle squadre che ha fatto più pareggi nel campionato, ma tutto sommato anche i pareggi, sebbene un punto alla volta, qualche volta con qualche delusione, in realtà fanno classifica, perché poi se non perdi pareggi e poi vinci quando puoi, complessivamente riesci a mettere insieme in un campionato equilibrato come questo, perché naturalmente qui ci sono un gruppo di squadre pretendenti ai posti alti, se non altro dei playoff, che indubbiamente sono un po' tutte allo stesso livello in questo momento, quindi c'è da combattere molto ed è tutto molto equilibrato. Cosa succederà a Carrara? Carrarese è una di queste squadre e si è trovata più indietro delle altre in un momento di flessione importante, forse dei suoi vecchi attaccanti che cominciano a sentire l'età, e ora vorrebbe rientrare in gioco per il secondo posto. Via, è quello che diciamo cui quasi tutte ambiscono, perché Lentella appare irraggiungibile, poi il calcio è misterioso per i suoi percorsi, però chiaramente in questo momento mi sembra che le squadre come Piacenza, Arezzo, Pro Vercelli, Pisa, la stessa Carrarese puntino tutti a arrivare lì dietro per farsi due turni soli di playoff. Sarebbe una gran cosa. Sì, assolutamente, perché è chiaro che in questo momento, lo sappiamo, noi essendo lassù ci piace, stiamo bene e chiaramente vorremmo rimanerci il più possibile, anzi cercare di rimanere chiaramente, d'ambire sempre più in alto. Per la partita con la Carrarese credo comunque sia loro, che sono una buona squadra, lo si sapeva sin dall'inizio, anche la partita in casa vantano di un attacco molto molto importante, perché parla di giocatori che hanno fatto la Serie A, che appunto a oggi ancora fanno i capocannonieri in questo girone. E quindi dovremmo stare attentissimi, perché comunque giocano un gioco molto votato all'attacco, dove magari sì, possono... Anche loro dovranno stare attentissimi. Assolutamente, perché magari concedono qualcosa in più dietro, però appunto, come dicevi prima, per i pareggi, io credo che si tratta sempre di partite che adesso tra squadre comunque sia hanno dei valori, dei valori grossi, cioè per la qualità delle squadre, e chiaramente saranno dei piccoli episodi a fare delle differenze. E oggi, specialmente in questa parte del campionato, perché all'andata sembra tutto, magari sono delle squadre che vanno studiate, ad oggi ti conosci, e sei più informato e quindi è più difficile sbloccare partite, allo stesso tempo a portarle a casa sempre diventa difficile, però sono questi momenti importanti. È difficile per tutti, però, perché negli ultimi tempi l'Arezzo ha perso una partita, pareggiato una, eppure non perde posizioni in classifica. Perché? Perché anche le altre trovano le stesse difficoltà, soprattutto negli scontri diretti, insomma, tra loro. Ah, dimenticavo, c'è anche il Siena in quell'elenco che ho fatto prima. Dobbiamo chiudere qui perché andiamo in pubblicità, lo spazio a nostra disposizione è finito. Ringraziamo Lorenzo Burzigotti e ci saluta senz'altro Leonardo, il suo piccolo di 6 mesi. Sette. Oggi sette, quindi sì, assolutamente sì, grazie.